È più facile tornare dall'India che dal Calabria. Dopo il volo di rientro da Nuova Delhi con a bordo 23 positivi, è allarme per la diffusione della variante indiana. Nonostante l'ordinanza firmata dal Ministro della Salute che vieta praticamente tutti i voli in arrivo dall'India, si continua a sbarcare. Possono rientrare, stante attualmente l'ordinanza emessa, per motivi familiari, ricongiungimenti, per cui in realtà non c'è un vero e proprio blocco, tant'è che i voli stanno atterrando. Ma il vero problema è che invece chiunque dall'India, anche senza ragioni consentite, può comunque sbarcare in Italia e il modo è davvero piuttosto semplice. Abbiamo simulato una prenotazione da Delhi via Francoforte con arrivo a Fiumicino. E chiaramente se il passeggero quando arriva a Fiumicino gli fanno la domanda tu da dove vieni e lui dice vengo da Francoforte, non sta dicendo una bugia. Volendo si può fare anche il doppio scalo, quindi Londra-Parigi, Parigi-Roma. Queste persone continueranno o cercheranno di arrivare attraverso triangolazioni varie, sia perché sono alla ricerca di lavoro, sia perché ci sono dei ricongiungimenti familiari piuttosto urgenti. Rispetto al Covid registriamo ancora casi di persone che vengono chiamate a lavorare da caporale nonostante manifestino evidenti problemi di salute causa Covid. Impedirne gli arrivi resta dunque cosa assai complessa. La polizia, in quel caso il personale di frontiera, deve fermarsi, prendere tutti i passeggeri che sbarcano da Francoforte o da Parigi o da Zurigo e di tutti controllare il biglietto aereo. O tutta l'Europa decide che chiude il traffico aereo verso l'India, oppure basta che c'è un porto europeo aperto, da quel porto si entra e si transita senza problemi. Questo ci deve indurre ad un imperativo per noi importante, che è quello di velocizzare la campagna vaccinale, perché più velocizziamo la campagna vaccinale e meno rischi ci sono per nuove varianti.